E il buon samaritano incontra il malcapitato per colpa dei briganti sul ciglio della strada. Gli si fa accanto, diventa suo prossimo, lo cura e se ne prende cura. Ecco, riconosce lì il volto del Signore crocifisso. Quanti crocifissi riconosciamo percorrendo, se abbiamo gli occhi giusti e non fingiamo di volgere lo sguardo da altre parti, come il sacerdote e il levita, il crocifisso sul margine delle strade della nostra vita. E oggi ce ne sono veramente tanti. Ma c'è anche un'altra strada che abbiamo contemplato 2 settimane fa, è quella che da Emmaus ritorna a Gerusalemme, i 2 discepoli, e in salita dal luogo della disperazione, della delusione, l'incontro con il Signore risorto, e allora, dopo aver sentito il cuore ardere, il correre per tornare a Gerusalemme, al luogo del cenacolo, e là nella comunità riconoscere sul volto dei loro fratelli e dentro la comunità la certezza che il Signore è veramente risorto ed è presente, è risorto nel volto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che con noi condividono la stessa fede e la stessa missione. Ecco, chiediamo a Gesù Strada che ci aiuti a riconoscerlo crocifisso e risorto, e in questo modo tolga dai nostri cuori ogni turbamento e ci renda capaci di compiere le sue opere, e se lo vuole lo permette, anche di più grandi delle sue. Amen.